Il laboratorio di preistoria del Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell'Università di Siena si trova all'interno del complesso dei Servi. Le attività svolte dal gruppo di ricerca spaziano da un livello teorico formativo ad uno più tecnico pratico, coinvolgendo ricercatori e studenti in diverse attività, come il laboratorio di ceramologia e quello di industrialitica. Attraverso la ricostruzione grafica delle forme ceramiche e lo studio dei processi tecnologici usati per la loro realizzazione, è possibile definire datazioni relative dei contesti, ottenere diverse informazioni sugli aspetti funzionali dei contenitori o sull'organizzazione sociale ed economica dei gruppi umani. Con l'analisi degli strumenti in pietra, si può determinare la materia prima e le tecniche usate per la loro realizzazione, identificarli in tipi precisi e attribuirli un ambito cronologico e geografico. Grazie al loro studio è quindi possibile comprendere il livello tecnologico dei più antichi gruppi umani e le relative scelte economiche. Collegato allo studio dei reperti litici è di fondamentale importanza il laboratorio di traceologia. Con specifiche osservazioni al microscopio è possibile infatti riconoscere l'uso che era stato fatto del singolo manufatto e capire quale materia prima aveva lavorato e in che modo. Di grande rilevanza per l'area di preistoria è il laboratorio di archeologia sperimentale, che si basa sulla ricostruzione e riproduzione dei manufatti antichi, sia oggetti che strutture. L'interesse di ricerca è molto ampio, spazia dallo studio dei manufatti litici e ceramici fino a quello sui manufatti in materia dura animale e metallo. I risultati dell'archeologia sperimentale sono utili nei parchi e nei musei per raccontare al pubblico quello che si conosce del passato. Il laboratorio di antropologia è dedicato allo studio dello scheletro umano e alla sua evoluzione. Con questa attività, correlata al corso di archeologia funeraria, è possibile apprendere nozioni di antropologia fisica o di riconoscimento dei distretti scheletrici. Peculiare del laboratorio è la possibilità di prendere visione delle collezioni di copie di crani di differenti tipi umani, che hanno caratterizzato il processo di ominazione. Il laboratorio di informatica, applicata alla ricerca preistorica, è dedicato ad attività di gestione e di archiviazione delle informazioni con database GIS e all'acquisizione ed elaborazione digitale dei dati di scavo, utili ad interpretare i contesti preistorici a scala sito e a scala territorio. Le analisi spaziali dei dati sono fortemente correlate anche alla ricerca sui paesaggi preistorici. All'interno di questo laboratorio sono svolte diverse attività di resa tridimensionale di manufatti e di contesti, utili per la ricerca, ma anche per migliorare la fruizione e l'accessibilità al pubblico delle evidenze archeologiche.